Presentate ufficialmente in sala consigliare come di, di Villa Dossola la festa patronale di San Bartolomeo. Sarà un San Bartolomeo particolare dedicato alle associazioni che si sono prodigate in questi due anni eh, nell'aiutare le persone nella lotta contro il Covid. E queste associazioni sono l'Associazione AIB, i volontari del Soccorso, i volontari del CAI e i volontari della dei pompieri. Quest'anno tutto il ricavato sarà devoluto ai volontari del soccorso in quanto devono costruire la nuova sede qua a Villa Dossola. Veniamo invece proprio alla festa, il programma si parte il 25, giovedì 25 fino a lunedì. Vogliamo magari spiegare quali sono i momenti più importanti della festa? Saranno delle serate a tema dedicate a, diciamo, a tutta la cittadinanza, si partirà il giovedì sera con una serata di, di giochi dove avremo anche DJ Fargetta, sarà una serata dedicata soprattutto ai giovani ma anche ai meno giovani perché Fargetta piace a tutte le età. Eh, il venerdì sera, dopo la tradizionale corsa di Quattro Pas per Villa, sarà una serata dedicata alla musica salsa con una band cubana, formata anche da tre ballerine e da un ballerino. Il sabato sera, se sarà possibile fare i falò, perché purtroppo ad oggi, con base a un decreto, non siamo sicuri se potremmo effettuare i tradizionali falò, sarà dedicato a una serata di liscio, abbiamo la Ticozzi Band, la domenica ci sarà il raduno provinciale dell'AIB, della Protezione Civile, e la serata sarà dedicata a un tributo a Giovanotti. Il lunedì sera, ultima serata, eh, sarà dedicata al ballo e alla disco music con la Sherry Band. Quest'anno, oltre al palco coperto, ci sarà la pista da ballo adiacente. Parte rilevante è anche la cucina, quindi la gastronomia. Eh, il venerdì, il sabato e la domenica ci saranno dei menu a tema eh, preparati dal nostro chef Giuseppe e, ed è previsto anche il venerdì sera alle ore 18 eh, la presentazione del gnocco ossolano da parte dello chef Bartolucci.